Nel rispetto di imponenti misure di sicurezza e sotto lo sguardo dei curiosi, il Papa ha visitato la Moschea Blu, Hagia Sofia e poi il Patriarcato. Desiderio del Pontefice è migliorare il dialogo fra Islam e Cristianesimo e quello fra il Vaticano e la Chiesa Ortodossa. Il nostro corrispondente da Istanbul descrive così la seconda giornata di Bergoglio in Turchia. Uno dei momenti più significativi è stato lo scambio affettuoso con il patriarca di Costantinopoli dopo la preghiera comune nella chiesa Al-Fanar. Francesco ha chiesto umilmente la benedizione per lui e la chiesa di Roma. Il pontefice ha anche pregato nella Moschea Blu, come fece 8 anni fa Benedetto XVI. Allora il gesto di Ratzinger segnò la riconciliazione con il mondo musulmano dopo il suo contestato discorso di Ratisbona. Molti i curiosi che hanno cercato di vedere Papa Francesco, come questa donna, che dice: un messaggero di pace dei cristiani verso altre religioni. È una bella cosa che stia visitando una moschea. Anche noi siamo entrati in una moschea mentre i musulmani visitano le nostre chiese. Oggi Bergoglio parteciperà alle celebrazioni per Sant'Andrea, patrono della chiesa di Costantinopoli, e incontrerà un gruppo di rifugiati iracheni e siriani.